Ciao a tutti, in questo video prepareremo il dado vegetale. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono sedano, cipolla, pomodori, alloro, prezzemolo, basilico, aglio, zucchine, carote, pomodori, parmigiano, sale grosso, vino bianco e olio. Questa ricetta la faremo in maniera guidata. Così vi farò vedere un'altra caratteristica del bimbi. Andiamo sul menu. Tutte le ricette, di nuovo tutte le ricette, dalla A alla Z. Clicchiamo. Andiamo a cercare il dado, la D di dado. Dado vegetale. Inizia. Ci dice prima tutti gli ingredienti che noi abbiamo già preparato. Andiamo avanti. Andiamo a posizionare il parmigiano. Andiamo avanti. 10 secondi, velocità 10. Trasferiamo in una ciotola. Andiamo avanti. Il sedano. Andiamo avanti. Le carote. Andiamo avanti. La cipolla. Andiamo avanti. I pomodori. Andiamo avanti, le zucchine. Andiamo avanti, l'aglio. I funghi secchi io li sconsiglio di mettere in quanto alterano un po' il gusto del dado. Andiamo avanti, l'alloro e i vari rametti di erba fresche. Posizioniamo il misurino. 10 secondi, ruotare la manopola alla velocità 7. Andiamo avanti. Questo è il dado già tritato. Andiamo avanti. Aggiungiamo il sale grosso. Il vino bianco. L'olio. Appoggiamo il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. Andiamo avanti. 35 minuti, varoma, velocità 2. Andiamo a cucinare il nostro dado. Andiamo avanti. Il composto dovrà risultare denso e abbastanza asciutto. Esattamente così. Andiamo avanti. Togliamo il cestello che abbiamo già tolto. Il parmigiano, mettiamo il parmigiano reggiano messo da parte. Andiamo avanti. Posizioniamo il coperchio con il misurino. Andiamo avanti. Ruotare la manovra fino alla velocità 10. Come vedete, sì, il tempo e la temperatura in queste ricette si impostano in maniera automatica, quindi dobbiamo solo ruotare la manopola alla velocità 10. Per chiunque invece avesse il TM31 può seguire tranquillamente il tempo che sono 20 secondi e la velocità che è 10. In questo momento il bimbi sta omogenizzando.
Andiamo avanti. Il dado è pronto. Adesso lo andremo a mettere in un vasetto a chiusura ermetica. Dado vegetale bimbi, si conserva in frigo per 6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta!